Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Sì, siamo con mister Pierpaolo Bisoli. Mister, parlavamo prima con il collega Di Carlo. La differenza in queste partite la fa la concretezza, è mancata un po' questa oggi. Però è stata una partita giocata ad alti ritmi da tutte e due le squadre. Sì, secondo me sì. Secondo me è mancata, diciamo, si chiama la zampata vincente. Ci abbiamo provato con tutte le forze, abbiamo giocato con tre punte, due punte quasi uguali e un trequartista che poi l'abbiamo allargato. Abbiamo tirato tante volte in porta, è mancata la zampata. E queste partite le puoi anche perderle, perché basta un episodio e loro l'hanno avuto, perché hanno avuto bravo anche Rosati. È stato bravo Rosati a parare, perché poi queste partite qui le puoi perdere, sarebbe crollato il mondo addosso. Invece abbiamo giocato alla pari contro una, secondo me, una candidata inizialmente a vincere il campionato, lo dicevano tutti che era la prima insieme al Cagliari, e il mio Perugia non è arretrato, anzi i primi 30 minuti secondo me sono stati belli, arrembanti così. Poi c'è stato 20 minuti di secondo tempo un po', diciamo, guardinghi, quando ha fatto il cambio con Ardemagna, la squadra è venuta a voglia, con questa voglia forte di vincere la partita, con questa voglia di andare a prendere. Ci è mancato quella pizzico anche di fortuna molte volte, perché la palla di Ardemagna che è sfilata, il tiro di Ghira è stato deviato due volte di Ardemagna, quindi l'abbiamo creata, è mancata quella, quindi non ho niente da rimproverare. Sono convinto che con questa voglia arriveremo dove tutti si aspettano, perché poi vedete che l'Avellino perde con tanti gol, l'Entella perde, il Brescia perde, il Vicenza perde, e quindi noi anche oggi tutto sommato questo punticino ci fa fare un altro basso in classifica, accorciamo a tre punti, andiamo a tre punti dal Brescia, andiamo a un punto dai playoff. Insomma, certe volte questi punti qui non vanno buttati via, certo che tutti vorremmo vincere, anch'io, ma ci abbiamo provato con tutte le nostre forze. Mi offre un assist semplicemente perché alla luce di questi risultati e alla luce di quella che poteva essere la situazione di gara con la superiorità numerica, un peccato che ancora una volta solo con il Livorno il Perugia era riuscito a sfruttarla pienamente. Come mai? È vero che dall'altra parte si era chiuso lo Spezia. È vero che anche giocare contro una squadra forte, certo, no. 5-3 davanti alla difesa non è facile, anche ho detto, perché loro giocavano 5-3, due giocatori che attaccavano gli spazi, e non è che attaccavano giocatori, giocava Calaiò, toccava Situm che con la palla al piede ti porta a spasso la palla, quindi bisognava anche stare attenti a questo, e quindi ci abbiamo provato, ho detto, abbiamo provato con due attaccanti, con una tre quarti, poi abbiamo allargato, quando abbiamo fatto allargato gli esterni secondo me siamo andati meglio, secondo me abbiamo disputato una buona partita, buon tiro in porta, abbiamo avuto parecchie occasioni e poi quando non ti vuole andare dentro non c'è niente da fare, potevi mettere un altro attaccante ma era questo, però la squadra è stata equilibrata. Io sono contento quando la squadra gioca così a questi ritmi, perché anche loro giocavano a ritmi alti, erano giocatori molto di gamba. Tra le note positive di oggi, un ragazzo di 21 anni, Aguirre, che ha preso il posto di Guberti, poi magari torneremo anche su Stefano, un po' un peccato perché dopo tanto tempo, chiaro, aveva subito una botta forse nei primi minuti, poi ha provato fino al 35esimo, poi non ce l'ha fatta più. Dispiace forse anche dal punto di vista mentale del ragazzo che finalmente è tornato a calcare i campi di gioco. Tanto ha finalmente sbloccato il suo secondo esordio dopo 3 anni e mezzo, pensate alla tensione di questo ragazzo, non era la botta ma è dovuto al fatto che ancora quel muscolo lì non è limpido, ma perché tutta la tensione che ha questo ragazzo dopo 3 anni e mezzo gli torna alla luce e vuole dimostrare di voler voglia di ancora di vivere di calcio, e quindi era sempre con questo patema, almeno sono contento che si è finalmente sbloccata. Poi mi dispiace che dopo 35 minuti ha chiesto il cambio sperando che non si sia fatto niente di che, però ha fatto la sua partita, ha fatto delle belle giocate. Poi tratto Aguirre era normale, ha fatto bene comunque quel raccordo che doveva fare anche, sì, ha fatto molto bene. L'unica cosa di Aguirre è che i movimenti era normale, non potevano essere un automatismi perché ha fatto solo 3 allenamenti con noi. Quando c'ha la palla nei piedi è un giocatore molto importante. Che non ha paura di calciare in porta. No, ha fatto, mi sembra, 4 tiri, di cui 2 grandi parate il portiere, mi sembra. E quindi è un giocatore importante. Quindi diamogli tempo di inserirsi nei nostri meccanismi. Con la palla al piede, secondo me, è stato molto, ma molto bravo. E quindi diamogli tempo di crescere, di dare anche condizione, perché poi gioca a sprazzi, con la palla è bravo, quando trova, ma è una normale, nei meccanismi. Secondo me molto bene Persic, o Persic come si vuol dire, ha giocato una buona partita, un ragazzo del 93, la prima partita qui in Italia. C'ha gamba e testa, ma anche visione di gioco e intelligenza calcistica, quindi sono molto contento. E Molina ha fatto, secondo me, meglio il secondo tempo che il primo era un po' contratto, dovuto anche al fatto che lui era un esordio, però la squadra ha giocato, ha lottato, ha cercato di vincere questa partita con tutte le proprie forze, molte volte non ci si riesce, hai vinto
partita a Crotone, invece oggi abbiamo provato e non era facile. Questa era, ho detto, era una squadra che era da temere, però abbiamo fatto un altro passettino. Adesso bisogna essere bravi a dare continuità, cercare di vincere dove possiamo vincere, dare continuità, ci sono gli sconti retti. È vero che non abbiamo vinto noi, ma non ha vinto neanche lo Spezia, e quindi abbiamo accorciato, tanto siamo a un punto dall'ottavo posto, tanto siamo a 3 punti dal Brescia, che mi sembra che sia sesto, intanto abbiamo accorciato un altro punto sul Bari, quindi sperando che però Pescara non scappi troppo. Ecco, questo è il problema, che non è solo nostro, poi è un problema di tutti, perché poi anche oggi Pescara mi sembra che poi ha fatto fatica a vincere a Salerno, perché è difficile il campionato, è difficile, quindi bisogna essere sempre sul pezzo. E adesso Cesena la settimana prossima, partita difficile, anche loro sono candidate a lottare per il play-off. Lei, se vogliamo. Beh, per me è una partita diversa dalle altre, è normale, è inutile che ci giriamo intorno, per me lì ho fatto 5 anni di cui ho vinto 4 campionati e quindi è una partita diversa, però poi dopo quando inizierà la partita, in campo. Campo per me poi sarà uguale, ho dei ricordi che non li dimenticherò mai per tutta la mia vita, vincere 2 volte la Serie B, vincere la Serie C, fare una salvezza che ha voluto dire la salvezza di tutto il calcio della Romagna, e quindi c'ho tutto il cuore, e adesso però il mio cuore pulsa per il Perugia, devo dare tutto per il Perugia e quindi devo essere bravo a tirare fuori, continuare questa strada che secondo me abbiamo intrapreso, perché abbiamo intrapreso una strada per me positiva, poi non sempre si può vincere, però ho detto intanto abbiamo intrapreso una strada molto ma molto importante. Grazie mister, grazie. Possiamo dire che ci è mancato? In questo tempo che non poteva parlare, ci è mancato. Grazie. Dovremmo avere subito invece Rosati, che ha un ospite speciale. È arrivato con un ospite speciale, il figlio, però se non lo facciamo parlare, non lo facciamo vedere, però sarebbe chiaramente bello chiedere al figlio come piacerebbe chiamare il papà: Superman, Saracinesca o forse più semplicemente Super Papà. Antonio Rosati, complimenti, perché se alla fine la partita è finita anche 0-0, molto del merito è anche tuo. Sì, buonasera innanzitutto e grazie, però come ho già detto e in altre circostanze io cerco solo di dare il mio contributo alla squadra e cerco di dare il massimo per far sì che Perugia ottenga la vittoria in ogni partita. A volte ci riusciamo, a volte no, però e oggi siamo stati bravi a mantenere il risultato sullo 0-0, anche se ci abbiamo provato fino alla fine a sbloccare la gara. Non ci siamo riusciti, comunque portiamo un punto in casa contro una diretta concorrente che muove comunque la classifica. Antonio, alla luce però dei risultati che ci sono stati sugli altri campi e sulle squadre che precedono il Perugia, il dispiacere è forse maggiore, perché più che un punto guadagnato forse sono 2 punti persi proprio alla luce di questi risultati. Sì, sicuramente un po' di rammarico c'è, perché vincendo oggi, ripeto, lo facciamo contro una diretta concorrente, staccavamo quelle dietro e recuperavamo qualche posizione in classifica. Così non è stato, però ecco, in queste circostanze, in queste partite, a volte se non si riesce a vincere, come si dice, l'importante è non perdere, perché abbiamo provato sulla nostra pelle in partite con quella di Ascoli, in superiorità non abbiamo vinto e non siamo riusciti neanche a ottenere il pareggio, quindi va bene così, dai, ci riproveremo nella prossima gara a ottenere il massimo e andiamo avanti. Dispiace ancora di più, perché sembra una maledizione che quando il Perugia in casa gioca in 10 solo con il Livorno, il Perugia aveva portato a casa vittoria 4-1, poi invece quando andiamo in superiorità numerica che succede? Non riusciamo a sfruttarla pienamente. Sì, è vero, in quest'anno in più di qualche partita è capitato di essere in superiorità numerica e non siamo riusciti ad ottenere la vittoria tranne l'occasione con Livorno, però c'è anche da dire che quando vengono qui a Perugia le squadre già in 11 sono molto attente, perché sanno che siamo un ottimo organico, quindi fanno una partita di altissima attenzione, maggior ragione quando vanno in inferiorità numerica stanno ancora più attenti. Se vi ricordate la partita di Crotone, secondo tempo praticamente loro hanno superato la metà campo, quindi è anche difficile trovare spazi per noi e andare a finalizzare, però ripeto, l'importante in queste gare non è perdere e l'importante, come abbiamo fatto oggi, è mettercela tutta fino alla fine e poi
e poi niente, ci proveremo come ho detto in altre gare, da qui alla fine cercheremo di ottenere il massimo e poi vedremo alla fine dell'anno in che posizione siamo. Facciamo solo l'ultima battuta, poi ti lasciamo andare così ti puoi godere tuo figlio. E come hai visto i nuovi acquisti, insomma, tu che dalla porta riesci a vedere tutto il campo, come li hai visti in campo? Poi come anche il mister ci ha detto, il gruppo è stato disponibile ad accoglierli come è giusto che sia, subito per insomma integrarsi al massimo per puntare agli obiettivi che competono al Perugia. Certo, devi far inserire i nuovi, penso che questo sia normale. E oggi era una partita difficile, ma per il mio ho visto i nuovi che hanno disputato un'ottima gara, sì, ma Aguirre, il Molina, Persic, come scusate, cioè, quello ancora. Lui che no, dice? Ancora non lo imparo, non lo so, noi lo chiamiamo, vabbè, in campo poi come capita, però no, ripeto, hanno fatto un'ottima gara, era la prima insieme a compagni nuovi, quindi per me possono solo che fare meglio. E oggi, come ho detto, hanno disputato un'ottima gara. Grazie a Super Rosati. Grazie a voi. Sì, allora, siamo con Mimmo Di Carlo ai microfoni di Umbria Radio, la radio ufficiale del Perugia Calcio. Uno scontro diretto, alla fine Perugia e Spezia si sono divise la posta in palio, possiamo dire. Ma sicuramente sì, lo Spezia al primo tempo non mi è tanto piaciuto, nel senso che abbiamo sbagliato molto, a tratti abbiamo fatto le nostre giocate, a tratti siamo stati troppo lenti nel proporre gioco, di essere più propositivi, mentre al secondo tempo con l'uomo in più da parte del Perugia tutti hanno dato qualcosa in più e abbiamo fatto, secondo me, molto meglio sotto l'aspetto del gioco. È chiaro che poi alla fine, stando guardando i 5 minuti con un uomo in meno, abbiamo anche provato a vincere la gara, e questo è un aspetto per me importantissimo della squadra, che gli chiedo il coraggio. Deve migliorare un po' sul gioco, però voglio dire, oggi era difficile contro un Perugia che aveva vinto a Crotone, si presentava in gran forma, con grandi motivazioni, però ha trovato uno Spezia bello tosto, arduo da superare e soprattutto ficcante quando ci hanno lasciato quei pochi spazi che si hanno lasciato. Infatti, paradossalmente, meglio in inferiorità numerica che 11 contro 11, con prima Sciodone, poi migliore nel finale, che hanno rischiato di portare il bottino pieno alla Spezia. E questo forse dice anche un po' di questo campionato, squadre che sono comunque si equivalgono e sarà una dura battaglia fino alla fine per tutte. Anche oggi lì nelle posizioni più alte ci sono stati risultati abbastanza rocamboli. Ma la B è questa. Noi abbiamo iniziato un percorso il 6 di gennaio, un percorso nuovo sia tecnico che soprattutto fisico. Stiamo in crescendo, la squadra cresce sempre di settimana in settimana. Abbiamo ancora 3 settimane di lavoro importante per cercare di portarla a pieno regime. Però il gruppo c'è, la squadra è convinta, deve avere più fame in alcune situazioni, perché oggi bastava essere un po' più concreti e si poteva portare a casa il risultato pieno, ma questo fa parte della crescita, quindi il gruppo ha fatto quello che doveva fare, grande voglia, fino alla fine poteva anche vincere la partita nonostante l'inferiorità numerica. Però tutto questo deve essere migliorato attraverso il gioco, che nel primo tempo non mi ha soddisfatto tanto. L'ultima domanda, alla luce di questa gara, Perugia e Spezia che cosa possono dire a questo campionato particolare di Serie B? Ma secondo me il Perugia, dopo il mercato di gennaio, ha messo dentro qualità, giocatori di un certo calibro, quindi oltre che quelli che avevano già prima, dovrà giocare per forza per arrivare a puntare ai playoff come deve farlo Spezia. Però io ripeto, il campionato è troppo equilibrato, non bisogna perdere nessun tipo di equilibrio, non bisogna prendere bisogna avere molta fiducia nei propri mezzi, avere un gioco che poi alla fine alla lunga ci ripaga chiunque vuole arrivare in playoff, e migliorare soprattutto quello che è la concretezza nella determinazione, perché in questo campionato qua ci vuole quel pizzico di concretezza in più per vincere la gara. Grazie mille per la disponibilità, Domenico Di Carlo.